Sua Maestà la Regina Margherita, prima moglie del re, seguita da Juliette, donna delle pulizie ed infermiera delle loro maestà. Sua Maestà la Regina Marie, seconda moglie del re, prima nel suo cuore. Viva la Regina! Sua Sommità il signor medico del re, chirurgo, batteriologo, boia e astrologo di corte. Attenzione! Sua Maestà Berengère I. Attenzione! Sua Maestà! Viva il re! Buongiorno, Maestà. Buongiorno, Maestà. Le vostre maestà mi scusino se sono un po' in ritardo. Vengo direttamente dall'ospedale dove ho dovuto fare qualche intervento chirurgico del massimo interesse scientifico. Dottore, ci sono novità! Migliorano, è vero? È una situazione tipo che non può migliorare. Dunque nessuna speranza? Nessuna speranza? Lei non vuole che io speri, me lo ha proibito. A che cosa pensi tu, eh? A niente, maestà. E che cosa fa tuo marito? Sono vedova, maestà. Ah, meglio, meglio così. Che cosa pensi quando fai le faccende di casa, eh? A niente, maestà. Da dove vieni? Di che famiglia sei? Lei c'è sempre stata, presente. E lei il seme. È lei il germoglio che cresce. È lei il fiore. È lei l'unico frutto. E il vuoto diventa pienezza. Io sono pieno, ma di buchi. È la fine, è la fine. Non è la fine. Altri ameranno per te. Altri guarderanno il cielo per te. Entra negli altri. Sì, gli altri. Ci sarà sempre qualcos'altro. Ma altro che cosa? Altro, tutto ciò che è, che non perisce. Io non la capisco. Tutto ha rischiato di saltare in aria. Lui ha tenuto tutto nelle sue mani, tutto riaccomodato. Io lo aiutavo, non era facile. Ha inventato la fabbricazione dell'acciaio. Lavorava 18 ore su 24. Noi ci faceva lavorare ancora di più. Mi ricordo di un gattino rosso. Lo chiamavamo il gatto ebreo. L'avevo trovato in un campo, abbandonato da sua madre. Un vero selvaggio. Miau, miau, miau. Sapeva già graffiare e morre. Miau, miau, miau. Era feroce. Io gli ho dato da mangiare, lo accarezzavo, l'ho portato con me. Era diventato il gatto più mite del mondo. Non avresti dovuto lasciare la porta aperta, te l'avevo detto. Detestavo quella bestia sentimentale pelandrona. Mi ricordo che si fa tardi. È tutto sotto controllo. Non so già. Sapevo che era nel camino, coricato sulla brasa, e Marie si stupiva e che non bruciasse, ma io rispondevo, i gatti sono incombustibili. Poi, uscito dal camino, e dal camino si sprigionava un fumo denso. Era più che metamorfo, era un altro gatto, come sua madre, la gatta selvaggia, assomigliava a Margherita. E adesso buttalo via e dimentica il suo profumo. Fiore! E adesso guarda dentro di te. Come in uno specchio vuoto.